oggi un progetto romantico. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi un progetto romantico con i materiali da scrap della Bobbanni. È il progetto, il secondo progetto che ho fatto per partecipare al contest per i creativi Bobbanni, quello per cui ho dovuto fare un blog post. Però, mentre facevo il blog post, che fa? Io sono una youtuber, non lo giravo il video? Certo che lo giravo! Ed ora, eccomi qua a proporvi la mia bacheca dei ricordi, un pensiero romantico che ho voluto dedicare a mio figlietto. Ho trovato una sua piccola impronta del piede stampata su un foglio e così ho voluto costruirci tutto attorno una bacheca che mi ricordasse quel piccolo piedino che oramai è diventato una fettazza numero 30. E così ecco come la mia fantasia e la mia romanticheria si è sviluppata all'interno di una bacheca. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ho fatto. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra piccola bacheca dei ricordi. Innanzitutto forbici e forbicine, la scatola di un paio di scarpe, matita, glitter, bianchi e rossi nel mio caso, fotografia del piccolo a cui si vuol fare la bacheca, e nel mio caso è il mio bimbino, eccolo qui, e poi un ricordino della sua età primaria e poi della Vinavil con i relativi pennelli. Passiamo adesso al materiale della Bobbanni che userò. Innanzitutto le carte per scrap. Userò sia il Bobbanni Firecracker Collection, che è questo album con tutti i pattern della Bobbanni di questa collezione. Dopodiché userò, che sarebbe appunto la Firecracker, dopodiché userò le carte normali da scrap. Ne ho prese un po'. Di alcune di queste carte mi sono creata delle striscettine, così come di altre mi sono creata delle bandierine. Ci occorrerà un righello, quindi userò il Laser Cut Chipboard con la scritta Memory. E poi userò il Cheap Bird, questi qui che sono adesivi e belli spessorati in cartoncino rigido per fare delle decorazioni. Quindi i bottoni decorativi per degli abbellimenti, così come per degli abbellimenti userò i Brez, che sono appunto i fermacampioni per intenderci, però decorati. E poi ci sono altre decorazioni che non so se userò, ma io le ho e ve le faccio vedere. Queste sono le Layered Chipboard. Le Layered Chipboard sono adesive spessorate in 3D, quindi sono a più strati, e queste invece sono le Noteworthy, che sono invece delle sagomine di carta tipo queste che ho fatto io, ma pretagliate. Vedete che qua ci sono le bandierine e sono in varie forme. Cominciamo subito. Il primo vano della mia bacheca io voglio che abbia questa caduta di stelline. Qua dentro voglio mettere in avanti la scritta Memory, tutta ripassata con il glitter. Quindi cosa faccio? Come prima cosa prendo la matita e calcolo 7 cm e mezzo di altezza. Faccio una bella linea e ritaglio. Prendo la scritta Memory, accanto alla scritta Memory metterò la fotina di Enzo, che invece sarà tenuta da una sorta di coccardina. Sarà fatta questa coccardina così, vedete, sempre con la carta, e semplicemente vi faccio vedere come, piegando un listarello di carta che ho ritagliato da una delle carte per scrap. Piego mezzo centimetro e la faccio tutta a fisarmonica. Con un pochino di colla unisco le due estremità delle due parti e creo un'unica striscetta. Quindi unisco anche le altre estremità. Vedete, cornicetta ghirlandina a zig zag, al cui centro andrà ad alloggiare la fotina di Enzo. E allora, cosa fare? Mettere la colla su tutti gli angoli. E la nostra coccardina cornicetta è pronta. Quindi con un cartoncino da risulta creo una circonferenza
e l'attacco dietro per fermare ben bene il tutto. Schiaccio un attimo e il gioco è fatto. Rifinita dietro, anche se non ci interesserà perché poi l'andremo ad appiccicare, e anche sul davanti. Continuo a sistemare i miei abbellimenti. Ho qui la scritta Memory, voglio che diventi rossa e glitterosa. E allora cosa faccio? Prendo un pennello, lo sporco con del Vinamil, lo metto in una scatolina pulita, se no mi si attacca il glitter anche su tutta la scatolina, e lo inondo di glitter e scrollo l'eccesso e il mio Memory è diventato super glitteroso. Nel frattempo voglio creare il nome di Enzo, sempre con la stessa fantasia della scritta Memory. E allora, non avendo il nome, non avendo tutto l'alfabeto, ma avendo semplicemente le parole Memory e Forever, cerco di creare da me, usando ciò che ho, il nome di mio figlio. Quindi, come vedete, qui la F può essere facilmente tagliata in continuazione, tac, e diventare una E, che è proprio fatta. Non ho una N, ma ho la M minuscola di Memory, e allora anche qui è la N, l'abbiamo. E via via creo così tutte le lettere. E della serie Volere e Potere, ecco Enzo scritto in bella mostra. Adesso, come abbiamo fatto prima, dobbiamo colorarlo tutto con il glitter bianco. Imbibiamolo tutto di colla, così anche lui starà molto più stabile e le letterine non si muoveranno più. E adesso andiamo di glitter bianco. Molto delicatamente, ombretta, molto delicatamente, me lo ridico. E tiriamola fuori. Sempre dal nostro pattern di prima, prendo questa carta in cui alloggerò il mio piedino. Quindi con le forbici ritaglio il secondo quadrato. Questo piedino però lo devo mettere al centro, leggermente più rialzato. Allora, a questo punto entra in gioco il cartoncino. Innanzitutto decido quanto deve essere grande la formina del piedino, e quindi indicativamente prendo delle misure, quindi riquadro il piede all'interno di una mattonellina che voglio lo contenga, che nel mio caso è di 6,5 cm circa per 11 cm. Quindi prendo il cartoncino e lo ritaglio delle stesse dimensioni della formella centrale e ne ritaglio due rettangolini. Rifilo anche la carta disavanzando di 2 cm per lato rispetto al bordino, e quindi quello che avremo saranno due quadratini più il nostro rettangolino. Come prima cosa incollo i due quadratini, i due rettangolini l'uno sopra l'altro. Quindi adesso sporco soltanto i margini e vado a fare la seguente: poggio più o meno dove voglio piegare il mio piedino e lo piego intorno. Quindi pieghiamo all'interno tutte le linguette, incolliamo anche i margini laterali e voilà, la mattonellina con il piede di Poti è bella e pronta. Con un po' di colla sul retro e voilà, la seconda formella è pronta. Mi piace moltissimo riprendere il rosso, il tema della stella e un po' l'azzurro. Quindi scelgo questo modulo che estrapolo da questa carta. Prenderò una stella, lo faccio della misura di quello su cui andrà la scritta Memory. È giunto il momento di creare la nostra scatolina. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente creare una scatola che contenga i nostri tre settori. Queste tre scatoline saranno indipendenti l'una dall'altra perché verranno montate in maniera sfalsata. Vi spiego come.
Quindi la mia scatolina avrà questo movimento un po' ondeggiante. Potrei anche farla tutta verticale, ma verrebbe un pochino monotona. Come vedete, io sto usando il tappo di una scatola di scarpe. E su questo tappo io ci voglio fortemente rimanere. Quindi cosa faccio? Da principio mi segno l'occupazione delle mie striscette di carta. Ok, a questo punto cosa faccio? Taglio il laterale che dovrei togliere. Lo taglio qui, così. Qui, così. E qui, così. Voilà. Quindi con righello e matita segno molto forte la carta, il cartoncino, e piano piano creo la paretina sollevando così, visto? Voilà! Adesso però dobbiamo creare anche questa paretina e la farò da questa parte, da questa sponda, quindi taglierò. A questo punto avremo 1, 2 e 3, la nostra bacheca già intagliata. Con un po' di scotch carta la fissiamo fino al momento in cui poi andremo a decorare con la carta. Qui elimino il disavanzo, posso totalmente eliminarlo. Anche qui si pressa fortemente con la matita, stessa cosa vale per questa parte che si ricaverà da questa sponda. Ok, adesso dobbiamo creare gli spazi. Arrivati a questa separazione, se vedete queste improntine sono prove che ho fatto, taglio due striscette che siano della stessa altezza delle sponde, apro un angolo da una parte e un angolo dall'altra e faccio passare queste striscette così in mezzo, in modo da incollarle alle due spondine laterali e naturalmente rifilo l'eccedenza e faccio la stessa cosa anche da questa parte. Ok, una volta che ho fissato tutte le parti che ancora si muovono un pochino, posso procedere alla foderatura. Fodererò prima la parte esterna e poi la parte interna, scegliendo delle carte che mi sembrino adeguate. Per la parte esterna userò questa carta così a stelline. Cosa faccio? Io so che il mio lato è alto 3 cm, taglierò una striscetta che sia larga almeno 5 cm, in modo da mettere una parte sotto e una parte all'interno. Quindi andiamo subito e facciamo tante strisce quante ce ne serviranno per l'intera circonferenza. E adesso foderiamo la scatolina così, guardate, facendo seguire alla carta il perimetro laterale della scatolina con un bordo di 1 cm sotto e 1 cm sopra. Giro. Ok? In modo che poi si possa rabboccare da una parte e dall'altra praticando i debiti tagli. E fate seguire alla carta tutta la circonferenza della scatolina facendo le pieghe necessarie per gli angoli. Cominciamo subito. Metto la colla sul laterale esterno della scatola. La stendo bene. Soprattutto sugli angoli, Adagio la mia scatolina e rabbocco la parte laterale, così. Metto la colla anche da questa parte, tiro bene la carta e la lascio appiccicare. Su ogni angolo pratico dei tagli a V con la forbicina, abbasso questa V all'interno così e poi
ricopro, ok? In modo che tutto il bordo venga ben pulito. Mettiamo la colla su tutti i bordi e rabbocchiamo. Adesso foderiamo l'interno con delle striscioline che siano alte quanto l'altezza, che siano alte quanto le sponde, quindi 2 cm 8, diciamo così, con un ripiego esterno di 1 cm, in modo che poi le potremo appiccicare in questo modo. E allora, adesso piano piano contorno tutta la mia scatolina. Dopo un po' di lavoro, tutta foderata, interno ed esterno, qua dietro poi alla fine, ragazzi, quello non ci vuole niente a rifoderarla. E adesso appiccichiamo i nostri fondini, quindi colla anche qua, così. Ora dobbiamo appiccicare tutti i nostri gadget, tutti. E adesso cominciamo con la colla a caldo ad attaccare tutti i nostri abbellimenti. Completata la nostra bacheca delle memorie, molto festaiola, sembra quasi siciliana, sembra quasi un carretto siciliano, non pensate? È venuta così, io sono siciliana del resto. Ora vi lascio alle foto. Cosa metterò negli altri vani? Qui la scatolina con i dentini, già ve lo dico, è già preparata, e mentre qui, non ve l'ho fatta vedere, è una bottiglietta comunque totalmente blu, piccolina, con i capelli di Enzo, la prima ciocca che ho tagliato. Insomma, un ricordo, una sorta di reliquiario, no? È una bacheca dei ricordi, tutte le mamme lo facciamo, dite la verità. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Alternativo dei materiali, io sono una pazza, mi arrivano le cose preformate, tutte tagliate al laser, e io le spezzetto e costruisco altro, perché la creatività è anche questo: non accontentarsi solo di ciò che si ha, ma volere sempre qualcosa di più e qualcosa di nuovo da creare con la propria testa. Perché è vero che lo scrap è una bellissima arte, ma sicuramente è ancora più bella se ci mettiamo del nostro, oltre alle forme pretagliate, e di conseguenza ecco che lì mi sono divertita a spezzettare tutta la scritta e a creare il nome di Enzo, pur non avendo le letterine. Queste sono le cose che mi piacciono di più. Io sono sicura che la Bobanni mi guarderanno così quando vedono queste cose, dice: ma come, mi ha distrutto la formina tagliata al laser? Sì, da Ombretta succede anche questo. Ma a me serviva il nome di Enzo su quella bacheca, e quindi mi sono approntata a farlo. Se questo progetto ti è piaciuto, regalami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. Io ti aspetto sempre anche sui miei canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il link lo trovi qua sotto nel box informazioni, e ti aspetto sulla mia pagina Facebook e su Instagram, sempre il link tutti qua sotto, lo sai oramai. Ma soprattutto ti aspetto sempre qua su questo canale per il prossimo video. Se non sei iscritto, iscriviti subito, così non ne perderai neanche uno. Non è una minaccia, giuro. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima volta!